Io qua dovrei inchinarmi. Ci ha sempre, e qua chiamo in causa anche Riccardo Schiroli, quando eravamo ragazzini che andavamo in giro a seguire le prime partite, a dir poco intimiditi la figura di Alberto De Carolis. Assolutamente. No, ci mancherebbe. Anzi, a me fa piacere che dopo tanti anni voi che eravate ragazzini adesso state sul palco e magari continuate l'opera che ciascuno di noi in tanti anni ha portato e che oggi con soddisfazione vede il baseball dove è arrivato, augurandoci che vada ancora meglio. Io nella mia mente tanti ricordi, ovviamente, tanti ragazzi che con me che ho incrociato sulla strada, mia strada del baseball, sia a Nettuno sia con la nazionale, oggi li vedo, magari ho incontrato parecchi qui, fanno i dirigenti, gli allenatori, e questa è un motivo di soddisfazione, logicamente. E ho fatto anche strada con l'amico Zangheri, ringrazio ovviamente il presidente federale, dal quale mi onora da oltre 40 anni della sua amicizia. Abbiamo percorso molta strada insieme in questo sport, sia pure all'inizio in due posizioni diverse. Zangheri prima parlava con Scriti che l'aveva squalificato, io tra le tante squalifiche che ho avuto, le prime me le ha date proprio il presidente federale. No, ma non tante. Perciò onestamente, comunque grazie a tutti e grazie soprattutto anche a coloro i quali io ho collaborato sia con Nettuno sia con la nazionale, e per quanto riguarda il premio che condivido sicuramente con loro. Roberto, com'era averlo fuori dal campo? Beh, dovevamo stare molto concentrati, molto attenti. Soprattutto gli arbitri però dovevano stare concentrati. Fuori dal campo una persona eccezionale. Grazie, indotto grazie. Alla Hall of Fame, grazie. Alberto De Carolis, con il suo, lo definiamo, grande amico. Grande amico e grande nemico contemporaneamente. Fuori dal campo ci odoravamo. Abbiamo fatto tante chiacchierate insieme, quanti viaggi insieme, quanti oltretutto lo devo ringraziare, complimenti insieme. Sono stato poi invitato alla finale quest'anno dal presidente Zangheri. Sì, è vero, bella, eh? Bella, sì. Bella, no? Soprattutto per te, per il Bologna un po' di meno, forse. Hai visto che squadra che avevo quest'anno? Grintosa, c'avevi 3-4, cattiva. C'avevi 3-4 di Nettuno, anche se altri 3-4, anche altri 3-4 stavano a Bologna. Sì, sì, è vero. Ormai è un podcast questo, e comunque. De Carolis è stato un grande, e io dietro di lui. No, uguale a me.